questo luogo non appartiene a nessuno. Amen. Qui siamo liberi, alleluia, di predicare Cristo. Amen. Che sapete, alleluia, a volte danno la libertà per peccare, la libertà per peccare, droga, prostituzione, delinquenza, e nessuno dice niente. Ma questa sera, amen, amen, siamo qui a diffondere il messaggio. Alleluia. Alleluia. Gesù Cristo vuole salvare. Entriamo un po' di più. Alleluia. Gesù Cristo vuole salvare la tua anima. Questa vita è passeggera. Non pensate solo ai piaceri, ai divertimenti, a divertirsi, ai piaceri della carne, ai divertimenti mondani. Dove andrà la tua anima dopo la morte? Gesù ti vuole salvare. Io credo che qui c'è qualcuno che camminava nelle vie di Dio. Io non so perché sto dicendo questo, ma io credo che qui c'è qualcuno che aveva sperimentato l'amore di Dio, ma che ora ti sei allontanato dal Signore. Questa sera ti vogliamo dire: torna alla casa del Padre ed esci dal peccato, caro uomo, cara donna, caro giovane, esci dal peccato. Stai qua, stai. Esci dalle tenebre. Avvicinati a Gesù, perché questa vita è un'illusione, questo mondo è un'illusione. Le persone pensano solo a divertirsi e non pensano alla salvezza dell'anima. Oh, alleluia, che è la cosa più importante, è la cosa principale, perché la parola di Dio dice che il mondo passerà, questo mondo passerà coi suoi falsi piaceri. Oh, caro uomo, cara donna, non pensare solo ai piaceri del mondo, al denaro, al guadagno. Non pensare solo ai divertimenti, giovane. Ricordati del tuo creatore. Oh, alleluia, ricordati di Gesù. Benedetto Dio. Ricordati di Cristo. Gloria al Signore. Amen, anche a voi. Ricordati del Messia. Questa vita è passeggera, cari. Io voglio dirvi una cosa. Noi non siamo qui per disturbare nessuno, ma per predicare la verità, per aiutarvi a riflettere, che tu non sia trascinato da Satana, dagli spiriti maligni che ti fanno pensare solo ai divertimenti. Andiamo a ballare, andiamo a divertirci, andiamo a bere, e poi come finirà la tua vita? Ricordati, alleluia, che tu hai un'anima, caro giovane, caro uomo, cara donna. La Bibbia dice, carissimi, alleluia, benedetto il nome del Signore, alleluia, che il salario
alla morte. Ma Gesù Cristo vuole darti la vita! La vita eterna! Alleluia! Se tu credi in Lui e ti penti dei tuoi peccati e ti avvicini alla parola di Dio. Noi stiamo vivendo negli ultimi tempi, cari della Sicilia. Tutti noi stiamo vivendo i segni, gloria a te Gesù, alleluia, degli ultimi tempi che si stanno avverando davanti a noi. Anche questa cosa del Covid, alleluia, che tanti avete già dimenticato per divertirvi a fare baldoria e peccare e tradire la moglie, tradire il marito, vi siete dimenticati di quello che è successo. Era meglio rimanere chiusi in casa che andare a peccare in giro. Vi dico la verità, cari. Era meglio stare chiusi in casa che andare in giro a peccare. Ma Cristo questa sera ci ha mandato a predicare. Amen. Anch'io prima andavo in giro a peccare, ma ora no, ora vado in giro a predicare per la gloria del Signore, perché la predicazione del Vangelo può toccare un'anima, può far riflettere un'anima, può salvare un giovane dal peccato, dalla perdizione, dalla droga, dall'inferno. Questa sera non peccare, ma convertiti al Signore. C'è tempo, giovane, c'è tempo, caro uomo. Alleluia, gloria a te. Riflettete, cari, carissimi della Sicilia. Gloria a te, Gesù. Questa vita è passeggera. Alleluia. Gesù Cristo dice: a che serve se un uomo guadagna il mondo intero e poi perde la sua anima? A che giova se una donna guadagna il mondo, i piaceri, i divertimenti, le ricchezze, le cose di questo mondo, ma alla fine perdi l'anima? Gesù Cristo dice: ravvedetevi e convertitevi, ravvedetevi, convertitevi, cari uomini e donne della Sicilia, perché il regno di Dio è vicino. Stiamo vedendo i segni della fine. Anche il Covid è stato un segno, un avvertimento per l'umanità, ma tanti non hanno capito niente. Tanti si mettevano la mascherina, ma poi avevano la bocca sporca con le bestemmie, le cattive parole. Si mettevano la mascherina, ma poi fumano, peccano con la bocca si ubriacano, e peggio fare quello che il coronavirus. Il coronavirus è una malattia del corpo, ma il peccato è una malattia dell'anima che tu hai dentro. Tanti con la faccenda del virus erano lì a pulirsi le mani, a mettersi il gel, a lavarsi le mani, però
perché non ci purifichiamo dal peccato? Perché non ci purifichiamo dei peggiori virus che ci sono nell'anima, nel cuore, nella mente? I cattivi pensieri, l'odio, la cattiveria, la menzogna, la ribellione, l'incredulità. Gesù Cristo vuole purificare la tua anima. Gesù Cristo vuole liberarti dal peccato, dalla perdizione, perché questo mondo passerà. Non vivere solo di illusioni, dei divertimenti, piaceri. Sapete, cari,